Nella nona giornata del campionato di Serie D, Girone F, il Pineto cade a Riviera delle Palme contro i padroni di casa del Porto d'Ascoli, con il risultato finale di 2-1. In vantaggio nei primissimi minuti con Minnozzi, il Pineto subisce immediatamente il pareggio di Sensi e capitola nella ripresa grazie alla zampata di Petricci. Con le immagini di Danilo Giandomenico passiamo agli highlights della partita. Pronti via, i biancazzurri passano subito in vantaggio. Al quinto spinge sulla destra Baldinini, cross al centro per Minnozzi che di testa gonfia la rete. Non c'è tempo per festeggiare però, perché al nono i locali pareggiano. Bella punizione dai 25 metri di Napolano, strepitosa risposta di Mercorelli e tapin letale da due passi di Sensi, 1-1. Il Pineto prova subito a ristabilire il vantaggio e dal sedicesimo costruisce una grande occasione. Cross dalla destra di Baldinini, sponda di Mesisca per Pepe sul secondo palo che incoccia bene, ma trova la strepitosa risposta di testa in tuffo. Superata la mezz'ora, bella sponda aerea di Cardella, prova la conclusione al volo un ispirato Minnozzi, testa risponde presente. Il Porto d'Ascoli prova a farsi vedere sui calci piazzati, il tentativo di Napolano si spegne sull'esterno della rete. Nella ripresa parte subito forte il Pineto, che al secondo minuto apparecchia una buona azione corale, Minincleri alza la testa e conclude di un soffio al lato. All'ottavo, però, il Porto d'Ascoli compie improvvisamente il sorpasso, cross al bacio di Verdesi per Petricci, che svetta bene e spedisce in volo il pallone all'incrocio, imparabile per Mercorelli, e 2-1 a Riviera delle Palme. Questo scuote un po' il Pineto, che con i ricambi si ridisegna a trazione anteriore, complice il passaggio al 4-2-4. I marchigiani si rendono però pericolosi al 22esimo con Napolano, che sfrutta un rimpallo e prova a piazzare la sfera all'angolino, una deviazione grazie a Mercorelli. Da una parte all'altra, al 27esimo bella azione ragionata del Pineto, Paoli pesca Minnozzi a centro area, ma il suo tentativo con la testa è neutralizzato in corner dall'estremo locale. Nel finale ci provano ancora i biancazzurri, prima con Pezzotti dalla distanza, testa dice no, nel primo minuto di recupero, e ancora supera il numero 1 Orange ad opporsi su un colpo di testa ben calibrato di Cardella, sfortunato nell'occasione. È l'ultima emozione del match, e dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro pone fine alla contesa. Stop esterno del Pineto dopo la bella vittoria contro il Vasto Girardi. Nel prossimo turno sarà tempo di derby casalingo contro l'Avastese, previsto per domenica 21 novembre. Sarà l'occasione del pronto riscatto? La partita si è messa come non volevamo si mettesse, perché avevamo visto anche nelle partite precedenti che il Pineto ha un impatto sia tecnico che anche emotivo sulle partite importanti e quindi volevamo portarli a giocare una partita difficile. E sono stati bravi loro perché ci hanno aggredito, ci hanno costretto a difendere molto bassi e poi sono andati in vantaggio. Lì devo dire che siamo stati bravi a non perdere le distanze, a non perdere l'idea di partita che ci eravamo proposti di fare, e poi Matteo ha trovato un gol importante e anche storico, penso, per lui e per il Porto d'Ascoli, e poi nel secondo tempo abbiamo, secondo me, fatto una buona gara, almeno fino al gol del vantaggio. Poi lì è chiaro che contro una squadra con così tanta qualità ci ha costretto a difendere. Sì, è vero, abbiamo fatto una grossa prestazione con una squadra organizzatissima, che è molto forte nella fase difensiva, molto forte nelle ripartenze. Dispiace perché c'è stata grossa mole di gioco da parte nostra, abbiamo avuto tante occasioni, penso che il portiere loro, Andrea Testi, che conosco bene, ci ha giocato all'Aquila, penso abbia fatto la differenza. Dispiace anche perché potevamo fare molto di più, è vero, della buona prestazione, però potevamo fare molto di più, a volte eravamo troppo frenetici nel forzare troppo la giocata, andavamo troppo in profondità, invece loro la profondità non te la lasciavano mai, ti lasciavano molto l'ampiezza, dovevamo sfruttare di più l'ampiezza con i nostri quarti. Dispiace perché ogni volta che andiamo un po' in difficoltà, cioè quando subiamo gol, abbiamo sempre quei 5-10 minuti di blackout, e una squadra esperta come la nostra, forte come la nostra, non può farlo.